Buongiorno, allora, oggi ho intenzione di fare un risotto con piselli e asparagi, punti di asparagi. La prima cosa che ho fatto è mettere una padella ampia con dell'olio extravergine d'oliva e sto facendo appassire un po' di cipolla bianca. Dopodiché aggiungerò un po' di gambetto di prosciutto tagliato a pezzettini e faccio rosolare tutto. La cipolla e il prosciutto si stanno, diciamo, stanno rosolando, la cipolla si è appassita. Adesso vado ad aggiungere 2 cucchiai di piselli e 4-5 asparagi tagliati a tocchetti. Faccio rosolare giusto 5 minuti. Vado a preparare il brodo. Le punte di asparagi le metterò gli ultimi, dopo che il riso sarà cotto, quando mantecherò, tanto la cottura delle punte è di qualche minuto. A questo punto vado ad aggiungere 4 pugnetti di riso, perché siamo 3 persone, un pugnetto a persona più un pugnetto per la pentola, così diceva mia madre. Prima di cominciare ad aggiungere il brodo, faccio tostare per bene il riso per 3-4 minuti. Il riso ben tostato, comincio ad allungare con il brodo. Mancano 5 minuti alla fine della cottura del riso, a questo punto vado ad aggiungere le punte di asparagi. Vado a profumare con delle foglie di basilico e di menta. Il riso è cotto, adesso a fiamma spenta vado a mantecare con un cucchiaino di burro e del parmigiano. Lascio riposare il riso qualche minuto e poi impiatto. Buon appetito!